Marco Marocco, vice sindaco metropolitano, ha partecipato a questo vertice in prefettura sul problema cinghiali, problema sempre di attualità. Le istituzioni stanno iniziando a parlarsi e a cercare di capire tutti insieme che cosa si può fare. Sì, ieri è avvenuto l'incontro in prefettura, un video incontro che ha sostanzialmente sancito una situazione di criticità insostenibile da parte degli agricoltori, ma non solo, anche da parte dei sindaci. Una situazione che può essere solo affrontata attraverso un coordinamento ed è per questo motivo che come città metropolitana abbiamo chiesto al prefetto di replicare quell'esperienza direi positiva che abbiamo avuto con le RSA, con le cabine di regia RSA, dove prefettura e città metropolitana hanno coordinato una serie di attività di controllo, di verifica, ma soprattutto di monitoraggio di quello che erano le criticità all'interno delle RSA, fino a raggiungere un obiettivo importantissimo. Oggi all'interno delle RSA sono il posto più sicuro del Piemonte dove il Covid è quasi a zero. Quindi se questi sono i risultati, quando le istituzioni collaborano, quando le istituzioni sono coordinate e dialogano anche con i rappresentanti dei territori, quindi i rappresentanti anche delle categorie, i coltivatori, i sindacati, eccetera, si hanno dei risultati, risultati importanti che riusciamo a portare a casa e riusciamo a spendere in questo momento di grande difficoltà. Quindi in prefettura si comincerà con un tavolo tecnico, e mi auguro che da questo tavolo tecnico emerga l'esigenza, la necessità di contrastare questa crisi che è dettata proprio dalla popolazione di cinghiali che è incontenibile, è una situazione davvero spaventosa, che attraverso questo tavolo si vada a concretizzare quell'idea di una cabina di regia dove gli interventi vengono coordinati insieme alla prefettura. Ecco, interventi coordinati anche coinvolgendo il mondo scientifico, quindi l'ISPRA, perché sono loro che hanno le conoscenze tecnico-scientifiche sul comportamento della specie. Assolutamente sì, c'è anche un problema legato alla volontà politica. Noi sappiamo benissimo che tutti gli enti stanno collaborando per poter portare un risultato sui territori. È anche vero che le leggi, se vengono modificate o ne vengono fatte di nuove, hanno dei loro tempi. Ecco perché come città metropolitana abbiamo suggerito, abbiamo chiesto l'istituzione di questo tavolo e di questo coordinamento, perché le leggi hanno dei loro tempi, dei tempi che non sono compatibili né con l'agricoltura e né con le crisi che noi in questo momento stiamo passando. Quindi due binari paralleli, un'attività a brevissimo dove si deve incidere su questa problematica e invece un binario più normale, lento ma con la giusta velocità, che ci porterà delle leggi buone, delle leggi giuste che ci permetteranno di gestire in modo normale questo tipo di problema. Quindi si tratta praticamente di riorganizzare un po' il sistema dei piani di contenimento, il ruolo dei volontari, dei selecontrollori, ma il ruolo degli agenti della città metropolitana, e su questo da mesi, da anni c'è un appello alla regione: dateci la possibilità di assumere. Questo è un elemento strategico. Noi siamo di fronte a una posizione che è quella di utilizzare i cacciatori, ma i cacciatori sono dei volontari, i cacciatori sono delle persone che volontariamente nel loro tempo libero si dedicano a questo tipo di attività, mentre noi abbiamo degli agenti che per lavoro fanno questa attività. La differenza è sostanziale, non possiamo affidare una funzione pubblica al volontariato, non possiamo delegare, non ce lo possiamo permettere, e quindi è importante che la Regione Piemonte dia a Città Metropolitana, ma anche alle altre province, Cuneo, Vercelli, Novara, Asti, dia del personale per aumentare il numero di vigilanza faunistica venatoria per contenere questo problema, perché sono gli unici che possono lavorare non nel tempo libero, ma lavorare durante le giornate, durante l'attività di caccia, durante l'attività anche non caccia, ma di contenimento. E cambiando argomento, vogliamo fare un commento a questo pericolo di collocamento del deposito scorie nucleari in zone agricole di particolare pregio, carmagnolese e canavese, è definitivamente scongiurato secondo la città metropolitana? Allora, bisogna essere molto molto cauti. Allora, noi abbiamo letto la notizia della votazione della mozione. Rimane una mozione, rimane un indirizzo e non è ancora una legge, quindi massima attenzione da parte di tutti, non è il momento assolutamente né di cantare vittoria né di rilassarsi, ma dobbiamo vigilare che quanto viene
quanto è stato votato come indirizzo venga applicato poi dopo nelle leggi, all'interno delle leggi. Quindi in questo momento noi abbiamo una proposta all'interno della mozione che va a tutelare sicuramente la parte di Mazzeca, Luso e Chivassese. Sulla parte invece di Carmagnolese abbiamo visto che c'è stata un po' di, come dire, di poca decisione, ecco, nell'inserimento di clausole, nell'inserimento di condizioni di verifica dei territori. Quindi anche da questo punto di vista dobbiamo vigilare, e su Carmagnola dobbiamo essere ancora più attenti che rispetto al Chivassese.